Mobilitazione sabato 25 luglio in vista della riapertura delle scuole. Una mobilitazione nazionale in piazza Duca d'Aosta dalle 15 alle 19 porterà al centro dell'attenzione soluzioni in grado di rispondere alla crisi educativa e sociale che risente delle conseguenze della pandemia e in vista del ritorno sui banchi chiederà altresì l'abolizione di norme e regole che penalizzano i ragazzi pur non essendo supportate dalla realizzabilità o da prove chiare. In questo momento sono necessarie riforme basate su un approccio pedagogico ed educativo per valorizzare al centro del processo formativo la persona e le sue potenzialità. In questi ormai 4 mesi l'Italia, i bambini, ma anche gli adulti, sono stati costretti a subire una serie di provvedimenti assolutamente illegittimi e talvolta financo illeciti, sicuramente anche incostituzionali. E quindi cerchiamo innanzitutto di riportare l'Italia a una specie di normalità, sia per quanto riguarda gli adulti, sia soprattutto per quanto riguarda i bambini, che sono notoriamente soggetti più deboli. Loro stessi sono stati costretti a sopportare una fine di scuola a casa tramite la DAD, che è stata anche quella una vera e propria violenza, e vorremmo far sì che almeno a settembre, alla riapertura dell'anno scolastico 2020-2021, i bambini possano tornare a scuola in condizioni di normalità. I dati dal punto di vista epidemiologico, dal punto di vista dei contagi, eccetera, in questo periodo, come dicono tutti i maggiori specialisti, almeno tutti quelli che non sono pagati per dire altro, sono assolutamente favorevoli da questo punto di vista, per cui riteniamo che si possa e si debba assolutamente tornare a scuola a settembre in condizioni di assoluta normalità per i bambini, senza mascherine, senza plexiglass, anche perché sarebbe abbastanza ridicolo spendere soldi per fare delle strutture in plexiglass quando normalmente nelle scuole italiane si vengono periodicamente a richiedere i soldi ai genitori con 5, con 10 euro per comprare la carta per la fotocopiatrice piuttosto che anche la carta igienica. Almeno cerchiamo di salvaguardare i bambini da questo punto di vista.